Il grande protagonista è Bernard Hinault quell'anno, ma nella lunga tappa di Pescara l'attaccante del giorno è Silvano Contini. Silvano Contini, Vicente Belda e Marco Groppo. Lunga volata nel centro di Pescara e Silvano Contini riesce a vincere la tappa fra gli applausi di tutti. Secondo Belda, terzo Groppo. La gente aspettava quel giorno Palmiro Masciarelli, che era l'enfant du pays, che riesce ad anticipare il gruppo, ma arriva soltanto quarto. Sì. Al quinto posto, sì, anticipando anche lui il gruppo, il nostro amico Riccardo Magrini. Poi arriva il gruppo, volata, Hinault saldo in maglia rosa e Francesco Moser in maglia ciclamino si accontenta di vincere questa volata.